Apertura del cantiere del nuovo lungomare di Alba Adriatica, quali sono le caratteristiche tecniche di questa maxi opera? Allora, a livello tecnico verranno riqualificate sia la passeggiata pedonale che la passeggiata ciclabile a partire dal confine nord del comune di Alba Adriatica fino al confine sud, quindi in prossimità del comune di Tortoreto, dal quale appunto oggi sono iniziati i lavori. Tutte le piazze che intercettano il percorso ciclopedonale verranno riqualificate, in parte appunto ad oggi si tratta di piazze che ospitano dei parcheggi, andranno invece ad ospitare dei luoghi di aggregazione sociale, quindi in ogni piazza ci saranno degli spazi dedicati a seduta, spazi dedicati al gioco per bambini. E diciamo che l'idea di base è quella di far dialogare anche diverse generazioni in questi spazi. Lavori che ovviamente saranno divisi in due fasi, si parte oggi per circa 1 chilometro verso nord e poi dopo l'estate prossima si completerà l'intervento. Esatto, dal capitolato di gara abbiamo previsto appunto un'interruzione dei lavori che a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre in modo tale da permettere alla stagione estiva appunto di non essere intercettata appunto dai cantieri in corso, ma poter dare già a partire dal 15 giugno, se non prima, la possibilità a turisti e cittadini di fruire appunto dei lotti ovviamente già riconsegnati, completati e riconsegnati. Altri aspetti interessanti sono l'utilizzo di materiali, come dire, moderni, anche nuovi assetti per quanto riguarda l'arredo urbano e il verde. Allora, a livello di materiali sicuramente ci sarà una riqualificazione a partire dalla sostituzione dei manti stradali che ad oggi sono in asfalto con materiali appunto in travertino per quanto riguarda la passeggiata pedonale e in calcestruzzo drenante per quanto riguarda invece la passeggiata ciclabile. Questo ci permetterà non soltanto appunto di risolvere un problema di appunto raccolta delle acque piovane, ma anche di migliorare la qualità appunto dell'ambiente, proprio perché il tema di surriscaldamento, quindi le cosiddette isole di calore, grazie appunto allo smaltimento delle acque e alla configurazione dello strato appunto drenante della pavimentazione, permetterà di tenere appunto più basse le temperature estive. Oltre a questo, dal punto di vista verde, quindi il progetto di tutta l'infrastruttura verde del lungomare mira a un efficientamento e una riqualificazione dell'infrastruttura verde appunto, quindi verranno sostituite soltanto quelle alberature che presentano ad oggi una situazione diciamo compromessa, comunque che si trovano a fine vita. Questo appunto sulla base di un progetto realizzato da Resa Agrarie che si è occupato proprio della parte diciamo agronomica del progetto, mentre appunto sulle piazze andremo ad intervenire in modo ancora più marcato proprio per andare ad aggiungere verde, ad aggiungere quindi un aspetto di maggiore tutela e di integrazione tra un aspetto, diciamo, un'area urbana e un'area invece naturalistica.